Ciao, bentornati, bentornate sul mio canale. Oggi mi sento un po' cattivella perché sono molto infastidita dalla gengiva infiammata e ho voglia di fare un video bocciati. Se ogni tanto vedrete un riflesso bellissimo che esce dalla mia bocca, ho una capsula momentanea color acciaio sul dente. E la settimana prossima mi mette quella a posto la dottoressa. E per cui vedo di non aprire tanto la bocca perché mi fa impressione a me vedermela. Allora, partiamo da... Ho un misto, ho portato qua un po' di cosine miste. Questa candela che avevo preso da Lidl, questa, con il barattolo in metallo, ha una buonissima profumazione e se voi la fate bruciare, almeno in casa mia, questa non si sente una cippa, cioè una bella candelina che brucia, è tanto lì. Avevo preso da Natura Sì, che era in offerta, questa crema di Lavera, e si vede che è usata anche perché ne ho usata un bel po'. Questa è la Basic Sensitive. Ha una profumazione buonissima. Quando la mettete si vi ammorbidisce la pelle, si asciuga, quando si asciuga basta, cioè come neanche l'aveste messa, per cui per me è una crema inutile. Biologica quanto volete, non dovrebbe essere, è vegan, poi è certificata da qualche parte, tanto oggi non ci vedo una cippa. La finirò perché la finirò, però veramente non merita. Boccio, gli ho dato tante possibilità, ma le boccio. Questi due blush di Essence, della Briptie e questo della Urban Nissed, Nissed, sì. Cioè, se io me le metto queste sul mio pallore, non si vedono. Potrei provarle come illuminante? Sì. Questa è la Briptie. Probabilmente va bene come illuminante per una carnagione scura. E questa è la Urban Nissed. E questa è quella, non si vede. Non saprei proprio come farle vedere. Poi boccio queste. Le sto usando per togliermi del trucco sulle mani e quelle cose lì, perché queste della Fresh and Clean, vediamo, ok, pelli normali, senza salite struccanti, viso occhi, le ho prese alla saponeria per 2 euro, e, a parte la profumazione che non mi è molto gradevole, non mi è molto gradita, molto gradita, no, non struccano, cioè se dovete fare, qua c'è scritto efficaci su trucco waterproof. Ma che ciofechissime. L'unica cosa che gli promuovo è la chiusura questa qua che io amo, dovrebbero farla tutte le salviette che rimarrà sempre umide, comunque non sono abbastanza secondo me imbevute e non struccano una cippa. Le finirò perché, ripeto, le uso per togliermi adesso finito il video mi tolgo lo swatchino dei due blush, per cui boccio, questo diciamo l'ash base della Essence, quello bianco. Ieri ho provato ad usarlo. Sopra ci ho messo il mascara di Bottega Verde dalla mia dentista, che ovviamente ha la lente che ingrande così, che ingrandisce così, no? Ingrande, ingrandisce così. Mi fa che bello, Elena, il mascara che è mezzo nero e un po' grigio. Non si copre, cioè, poi il mascara, quello di Bottega Verde, non so con gli altri, ma non riesce poi a coprire la base che avete messo e comunque il Bottega Verde già fa un ottimo lavoro con questo, non fa nessuna differenza, per cui un passaggio in più non mi interessa farlo. Boccio questo per me, perché stiamo parlando di prodotti che comunque sono di beauty molto soggettivi, di Essence, quello nuovo, il Pure Nude, il 10 Pure Beige. La mia pelle, appena lo metto, questo fa baldoria e spuntano. Ci ho messo una vita a far guarire il brufolo che avevo qua e adesso ho ancora questi. Per carità, può essere zona ciclo, può essere una cosa ormonale, però fatalità, con questo sbocciano, che è un piacere. Preferisco sboccino i fiorellini che sboccino queste cose sulla mia faccia. Poi guardo l'orario perché dovrebbe arrivare anche il maritozzo a mangiare. Boccio questa acqua micellare, comunque sono stata brava. Ci sono arrivata fino, non è un'acqua micellare, tutte le volte mi sbaglio, anche l'altra volta. Detergente bifase ultra rapido di Venus. Per il solito problema che vi ho detto l'altra volta, che lo shakerate tende a separarsi troppo in fretta per i miei gusti e non strucca, cioè non strucca. Io adesso lo sto finendo perché per carità lo finisco, ma se dovete struccare tipo un trucco come ho adesso che ho eyeliner e tutto quanto, no, assolutamente no.
E un'altra cosa, che strano questo, ho fatto tutti i pezzettini dentro di Verrouché. Ho preso questo che tra l'altro non costa neanche poco, questo non ha problemi di... si shaker abbastanza bene, a parte che ho visto che è un po' solido, però anche questo non ce la faccio, lui gliela fa, e a struccarmi un trucco come oggi, questi qua due non ce la fanno, devo comunque poi passare il mio L'Oreal e tirare via il più grosso, allora a sto punto quello costa, io lo trovo a 2,90, vado avanti con quello, io ho provato ad usare cose alternative, ma L'Oreal, mi tengo L'Oreal. E finirò anche quello lì, per carità, però alla fine devo sempre passare con l'altro, scatole. Poi boccio questa cosa che ho usato ieri sera, che mi avevano dato in omaggio con una cartolina sempre di Yves Rocher. Mi spiace bocciare due cose di Yves Rocher, perché è una marca che mi piace anche, ma... sarebbe questa una... adesso ho visto. Gentle Makeup Remover Sensitive A. Io ieri l'ho usata per struccarmi, ho detto magari ho sbagliato, non avevo neanche guardato. Struccante delicato occhi sensibili. No, cioè, no, assolutamente questo, ve lo mettete negli occhi e io ho detto ho sbagliato, era un'acqua micellare, forse non andava usata sugli occhi. No, cioè non usatelo sugli occhi, una roba pazzesca, mamma mia. E poi gli ultimi due, perché non ho trovato altre cose proprio da cazziare. Ne ho alcuni che sono ni, però vabbè, gli darò... li metterò insieme a quelli miei preferiti, però gli do un ni. Sono due prodotti per unghie, uno è questo, il Chicco 3 in 1 Shine, base coat e top coat. Io questo forse come base va bene, ma come top coat? Io mi ero messa benissimo lo smalto blu di H&M che avevo appena preso, avevo messo le foto su Instagram, era asciutto, sono andata col piccolo a fare un pisolino a letto, mi sono svegliata con la mano destra sminchiata. No, io questo non glielo do un'altra possibilità. E poi, boccio perché non mi ha entusiasmato, questo che è di Revlon, sempre un top coat con Color Stage Envy Diamond Top Coat, che poi è fatto, l'avevo messo le foto su Instagram, ve lo faccio vedere anche qua, è fatto il pennellino doppio, cioè non si vede, sono due pennellini che fanno un pennello solo, e no, non ce la fa neanche questo, cioè ci mette una vita, un'eternità a asciugarsi e non... rischio anche questo qua di rimanere con lo smalto sminchiato, non ci piace. Questi sono i miei prodotti bocciati, e vedrò di farvi anche i prodotti promossi e con riserva. Intanto un bacione, ciao!